Secondo sciopero nazionale in meno di un mese dopo quello del 27 dicembre per i lavoratori della Banca Nazionale del Lavoro, a Napoli presidio davanti la sede di Via Toledo. Il contrasto tra aziende e sindacati si trascina ormai da mesi ed è focalizzato sul piano di esternalizzazioni voluto dalla banca, piano che coinvolge circa 900 lavoratori sugli 11.000 complessivi. Per i sindacati si tratta di un'operazione di corto respiro, di cui la banca, inutile, non ha bisogno. L'azienda, attraverso questo piano, intende espellere dal perimetro BNL circa il 10% della forza lavoro, cedendolo ad SRL di nuova costituzione, con zero dipendenti, che quindi non possono garantire né stabilità né crescita professionale. Intende chiudere 135 agenzie, che si aggiungono a quelle già chiuse. Intende, non ha previsto neanche un'assunzione fino al 2025, ma ha previsto l'ingresso di partite IVA. Noi a questo piano è da 6 mesi che cerchiamo di dire all'azienda di tornare sui propri passi, di rivedere la logica assurda che sta dietro questo piano industriale, e quindi siamo intenzionati a continuare la lotta. Nonostante i nostri livelli di produzione, che sono stati alti soprattutto nel periodo di pandemia, che è stato comunque complicato e difficile, l'azienda non ha tenuto conto di questo aspetto e non vorrei fare altro che appunto metterci in un'altra società senza alcuna garanzia.